Nel 1993 accadono molte cose. A gennaio viene arrestato dopo una lunga latitanza il capomafia Totò Riina. Solo qualche mese prima Cosa Nostra aveva massacrato i suoi avversari più in vista, i giudici Falcone e Borsellino. Qualche mese dopo la mafia reagirà all'arresto di Riina e all'applicazione del 41 bis con ulteriore ferocia, piazzando le bombe a Roma, Milano e Firenze per dimostrare che la sua potenza di fuoco era in grado di varcare i confini della Sicilia e raggiungere il continente, colpendo non solo le persone, così come in ogni logica terroristica, ma anche i simboli della cultura. Poi a settembre dello stesso anno verrà ucciso a Palermo Don Pino Puglisi. Su queste considerazioni si è innestato il dibattito di questa seconda giornata del Festival della Legalità che si tiene in questi giorni a Villa Filippina. Moltissimi studenti hanno partecipato alla conversazione pubblica con Maria Teresa Principato e Maurizio De Lucia su quella stagione di terrore, sui legami tra mafia e Stato, sulle carenze dell'ordinamento e le difficoltà nel portare efficacemente a un'azione giudiziaria quando, per esempio, si tratta di perseguire politici sui quali grava il sospetto di una collaborazione con la mafia. La lotta alla mafia, si è ribadito, non può essere solo repressione dei criminali, ma costruzione, a partire dalle aule scolastiche, di cittadini onesti e consapevoli. Ovviamente si è ribadito l'impegno dei magistrati a trovare l'ultimo grande latitante dei nostri tempi, quel Matteo Messina Denaro che, seppur definito a torto il nuovo capo di Cosa Nostra, riveste comunque un ruolo molto importante in quanto capo di una mafia particolarmente forte e impenetrabile, quale quella trapanese. Adesso ascoltiamo Maurizio De Lucia della DNA. Da allora una serie di fatti positivi sono senz'altro verificati. Molti degli autori delle stragi in continente sono stati individuati, processati, condannati. L'ultimo dalla Procura di Firenze pochi mesi fa. Dunque non c'è dubbio che grande lavoro è stato fatto, il che non vuol dire che si possa cadere nel facile slogan che la mafia è sconfitta, anzi è il contrario. Cosa Nostra sa di avere sbagliato, è rientrata in una fase di sommersione, tenta, e questo ce lo dicono anche le indagini più recenti, di ristrutturarsi, di riorganizzarsi per tornare a fare quello che ha sempre fatto, gestione degli affari e gestione del potere. Rispetto a questo la vigilanza deve rimanere altissima. Adesso la sfida importante è quella della cattura di un latitante eccellente come Matteo Messina Denaro, quindi parliamo di Trapani. Proprio da Trapani arrivano notizie di processi che comunque mettono dei paletti. È stato assolto dall'accusa di concorso esterno in un'associazione mafiosa un senatore della Repubblica, Antonio D'Alì, e alle battute finali un altro processo che si sta celebrando in quel territorio, quello sull'omicidio di Rostagno. Trapani è sempre un territorio particolare. Naturalmente dei processi io non parlo perché per i processi si devono leggere le sentenze. Dopodiché la realtà trapanese è una realtà delicatissima dove la presenza mafiosa è assolutamente invasiva, è presente praticamente in tutto il territorio e dove c'è un problema strutturale che è il più pericoloso latitante di mafia. Matteo Messina Denaro è un impegno prioritario dello Stato arrivare alla sua cattura.